Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Io oggi vi porto uno squad builder di una squadra celebrativa, diciamo, visto che sarà interamente composto da giocatori delle due migliori squadre di Serie B, ovvero Crotone e Cagliari. Iniziamo subito a vedere i giocatori. In porta abbiamo Storari, ex Juve, ho sulla carta un oro non raro, statistiche nella media, nulla d'eccezionale, però è sicuramente il miglior portiere della Serie B. E ha fatto anche un'ottima stagione col Cagliari. Come terzino sinistro per il Crotone troveremo Modesto. Su FIFA, come potete tranquillamente notare, tutti i giocatori del Crotone hanno valori bassi e Modesto non fa eccezione, però siccome stiamo parlando delle due migliori squadre di Serie B, alla fine dei valori di FIFA ci importa poco. Come difensore centrale di sinistra troviamo il brasiliano del Crotone, ovvero Clayton. C'è da dire che ha delle statistiche carine, work rate ottimo, però è abbastanza bruttino. Questo non c'entra nulla, però è giusto dirlo perché mi ha messo un po' paura quando l'ho comprato. Difensore centrale di destra, Capuano del Cagliari. Anche qui, per essere un argento ha delle belle statistiche, peccato solo per il work rate, perché alto normale per un difensore non mi attira più di tanto, ecco. Terzino di destra, sempre per il Cagliari, troviamo Balzano. Qui a parer mio è sicuramente il miglior difensore, statistiche equilibrate, alto alto di work rate, insomma un bel terzino. Passiamo al centrocampo. A sinistra troviamo quello che paradossalmente, pur essendo un bronzo, è il miglior centrocampista del Crotone, ovvero Andrea Barberis. Le statistiche potete vederle voi stessi, non è assolutamente nulla d'eccezionale, però c'è da dire che in game si comporta abbastanza bene. A centro troviamo De Sena del Cagliari. Qui troviamo un bel centrocampista, c'è da dire, nonostante sia un argento, come vedete ha delle statistiche abbastanza equilibrate. Work rate ottimo per la posizione in cui lo andiamo a mettere, quindi ci sta. A destra delle linee di centrocampo troviamo uno degli assoluti protagonisti della stagione del Cagliari, ovvero João Pedro. Per lui la bellezza di 12 gol in stagione, di cui 4 su rigore, che per un centrocampista non sono per niente male. In game manca delle belle statistiche, quindi lo andiamo a mettere senza troppi problemi. Come trequartista troviamo quello che a mio parere è il migliore della Serie B, sia in realtà e sia nel gioco, ovvero Davide Di Gennaro. Come potete vedere, un bel work rate, normale normale, 4 stelle vita debole e 4 stelle abilità, discretamente forte anche sulle punizioni. E bene o male, va bene per quanto riguarda tutte le statistiche. Come attaccante sinistro troviamo l'eroe tra parentesi del Crotone, colui che ha trascinato la squadra a suon di gol, ovvero Ante Budimir. Per quanto riguarda le statistiche, nulla d'eccezionale, però stessa cosa di Barberis. In gioco mi ha stupito abbastanza, infatti come vedete 5 gol e 4 assist in 7 partite, per un attaccante con questi valori non sono assolutamente niente male. E c'è da dire che di testa è tanto 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 forte nonostante non abbia neanche 50 d'elevazione sulla carta. Per finire, come altro attaccante, troviamo il pezzo forte della squadra. Ho fatto anche una review che avrete sicuramente già visto sul canale, Diego Farias, anche per lui 13 gol in stagione, di cui 2 sul rigore. Stagione sicuramente da incorniciare, condita anche da parecchi assist, non ricordo precisamente se siano 13 o 14 comunque. Messo bene anche per quanto riguarda gli assist. Le statistiche le vedete voi stessi. Ne ho parlato già ampiamente nell'altro video, quindi non dico più di tanto, ecco. Prima di chiudere vi faccio vedere qualche clip per dimostrarvi come gira la squadra in campo. Vi dico subito che non è una squadra da divisione 1, ecco. È una squadra così for fun e celebrativa, come ho detto inizio video. Però, magari mettendo qualche if tipo João Pedro, sistemandola un attimo, può essere una squadra che dà delle belle soddisfazioni. Come dicevo prima, questa non è sicuramente una squadra da divisione 1 né competitiva ad alti livelli. Però basta prenderci un minimo la mano e si impara ad usarla senza troppi problemi. Analizzandolo così anche dalle varie clip, come potete vedere, la linea difensiva regge abbastanza bene nonostante i valori bassi. A centrocampo fanno il loro dovere, soprattutto João Pedro che recupera una caterva di palloni, veramente ne recupera tanti tanti tanti. E poi in attacco abbiamo quel Budimir lì che dalle statistiche non si direbbe, però è veramente veramente forte.
E poi vabbè, c'è il pezzo forte della squadra che è Farias, che come potuto, avete potuto vedere nell'altro video, e anche in questo è assolutamente il protagonista assoluto della squadra. In ogni gol c'è il suo zambino, o la mette dentro direttamente lui, oppure è lui a servire l'assist per il compagno, o a creare l'azione, insomma, c'è sempre lui in mezzo. Il costo della squadra non è neanche tanto eccessivo, l'unica veramente spesa grossa è appunto Farias, che costa intorno ai 90.000-95.000 crediti circa, dipende dall'orario della giornata e dipende anche da come vanno i prezzi un po' sul mercato. L'ultima cosa che mi sento di dire riguarda un minimo le istruzioni. Per quanto riguarda la difesa, mettete assolutamente a tutti i difensori l'opzione resta dietro in attacco. E possibilmente anche a De Sena, perché non avendo dei valori molto alti, se capita il buco è veramente difficile poi da richiudere. Un'altra piccola cosa riguarda Storari. C'è da dire che nonostante sia il portiere con l'overall più alto in Serie B, è abbastanza scarsino. Quindi cercate di farvi tirare in porta il meno possibile, perché boh, è veramente veramente scarso, ecco, senza mezzi termini. Con questo il video termina, vi consiglio vivamente di provare questa squadra perché potrebbe rivelarsi una piccola sorpresa. Vi ricordo di lasciare un like, di passare dai nostri social e di commentare per farci sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ciao ciao!